Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il TG Flash di Cronaca 4, il nostro TG con tutte le notizie principali dalla provincia della Spezia, dal lunedì al venerdì su cronaca4.it. Apriamo il telegiornale di oggi, venerdì 8 giugno, con la tragedia di questa mattina a Rocchettavara. Esplode un'abitazione a causa di una fuga di gas, un cinquantenne di origine albanese ora è in gravissime condizioni. Sentiamo. Un'esplosione a causa di una fuga di gas ha devastato un'abitazione a Rocchettavara. L'allarme è scattato poco dopo le 7 di questa mattina, quando si è sentito un forte scoppio dovuto ad una bombola di GPL che poi ha provocato un incendio. Un cinquantenne albanese che viveva nella casa è tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di San Pier d'Arena. L'esplosione, seguita da incendio, ha danneggiato fortemente il piano terra e provocato il rialzo del tetto. L'abitazione, una villetta monofamiliare composta da piano terra e primo piano, è stata distrutta ed è inagibile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Borghettovara, i vigili del fuoco e i soccorritori, che hanno stabilizzato il paziente con ustioni di secondo e terzo grado estese al 90% del corpo. Successivamente il cinquantenne Melia Skender è stato trasportato con l'eliambulanza Pegaso 3 al centro Grandi Ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Genova San Pier d'Arena. Voltiamo pagina, sciopero dei lavoratori della CGIL alla Spezia, una rappresentanza del sindacato ha incontrato il commissario straordinario della provincia Marino Fiasella per chiedere risposte concrete sul futuro occupazionale della città. No alle liberalizzazioni selvagge, alla precarietà, alla riforma del mercato del lavoro, all'attacco dell'articolo 18 e alla riforma delle pensioni. Sono questi i punti cardine dello sciopero della Filcams CGIL che questa mattina ha preteso spiegazioni dal commissario straordinario della provincia della Spezia, Marino Fiasella. Durante l'incontro i rappresentanti sindacali hanno sottolineato la gravità della crisi occupazionale che caratterizza il nostro territorio, definendola emergenziale, sia in termini di diritti che di diminuzione dei posti di lavoro. È pensabile, secondo voi, portare un'addetta mensa ad andare in pensione dopo oltre 40 anni di attività lavorativa? È pensabile portare un ragazzo che fa vigilanza privata oltre i 40 anni di attività lavorativa? Cosa pensiamo? Che tipo di servizio o di vigilanza può dare e possono dare queste persone arrivate a quell'età? Credo poche tutele per loro individualmente e per tutti i cittadini. Buone notizie per Vernazza dopo l'alluvione dello scorso 25 ottobre che ha travolto, nel vero senso della parola, il paese delle Cinque Terre. Sono stati rimessi a nuovo la spiaggia e il porticciolo. È stato presentato questa mattina a Vernazza il progetto europeo Turismo Porti Ambiente, che ha consentito di ripulire lo specchio acqueo e l'approdo nautico davanti alla piazza dopo l'alluvione che ha colpito il borgo lo scorso ottobre. Il progetto, finanziato dal programma marittimo di cui Angelo Berlangeri, assessore al turismo della Regione Liguria e responsabile delegato dal Presidente, disponendo di un ribasso d'asta e di un definanziamento pari a 150.000 euro grazie alla compatibilità con le sue finalità ambientali rivolte a porti e approdi, è riuscito a finanziare un'opera pubblica urgente e necessaria. In 20 giorni 6.500 metri cubi di detriti sono stati trasportati alla spiaggia della Tagliata, che dopo anni ha potuto così essere ricostruita. Tutto ciò è stato reso possibile grazie ad un'intesa tra il Comune e la Regione. Per gli altri interventi di mobilità sostenibile, di pulizia del bosco, di riconversione delle terre incolte, di rifacimento del molo, tecnologie applicate, sono in corso di studio le modalità attraverso le quali dovranno essere finanziati i progetti, con la particolare attenzione ai fondi europei. Rimaniamo in tema perché i giovani del Rotary Club hanno donato 4.100 euro alle popolazioni alluvionate della provincia spezzina. I dettagli nel servizio. Unire le forze per dar vita ad un progetto comune da riconfermare nel corso degli anni, che possa offrire aiuti in occasioni di situazioni di difficoltà. È la mission del Rotaract Club La Spezia 2030, che ha stanziato fondi destinati al materiale di soccorso ed emergenza per le popolazioni colpite dall'alluvione dello scorso 25 ottobre. Abbiamo donato per le zone colpite dall'alluvione il 25 ottobre scorso
due motoseghe, un soffiatore, due badili, due picconi, due zappe, una motopompa e un gruppo elettrogeno, per un totale di circa 4.100 euro di service. Service che è la nostra parola chiave, la parola sotto la quale Rotary, Rotaract e l'Interact, cioè che fanno parte tutti della famiglia rotariana, si adoperano per servire l'umanità. Il materiale è stato consegnato al COM di Borghettovara, che lo potrà utilizzare in caso di necessità di pronto intervento, di attività preventiva o in caso di emergenza. E questo progetto è un po' un passaggio, io direi, è importante sottolineare quello. Quindi non stiamo parlando della fase dell'emergenza, ma stiamo parlando di una fase successiva che vede ancora impegnata assolutamente il nostro ufficio per promuovere, diciamo, interventi continuativi, non soltanto preventivi, ma anche di ordinaria attività. E mi sembra questo il segnale che dobbiamo dare. Quindi le attrezzature che saranno donate al centro operativo misto, perché tecnicamente si chiama così, il centro operativo misto della Val di Vara, che è a servizio di una serie di comuni. È veramente tutto per il TG Flash di oggi. Vi ricordo che queste altre notizie potete trovarle tutti i giorni in aggiornamento continuo sul sito cronaca4.it. Il TG Flash vi dà appuntamento a lunedì. Arrivederci.